Salve a tutti, carissimi horror maniaci, io sono Sebastiano, questo è Horror Box e benvenuti al 12° episodio di Posta da Brivido. E lo so, sono in ritardo di una settimana, ma a fine agosto mi sono permesso una piccola vacanza e quindi non sono riuscito a fare questo video. Ma ora la pacchia è finita e sono di nuovo operativo. Prima delle vostre domande, ci tengo a ringraziare il carissimo Raffaele, che mi ha spedito questo meraviglioso disegno raffigurante Leatherface. L'ho veramente apprezzato e me lo appenderò sotto al poster del videogioco di The Texas Chainsaw Massacre. Ora bando alle ciance e via con le domande! La prima domanda viene da Michele Rosignoli e chiede: ciao, volevo chiederti qual è stato, per quanto riguarda il giorno di Halloween, l'anno che ti è piaciuto di più, l'anno che ti è piaciuto di meno e se c'è stato un anno che ti ha spaventato di più e magari descriverli. Premetto che festeggio Halloween da quando avevo 6 o 7 anni circa. Nel paese in cui vivo, nella zona antica, c'è questo vicolo stretto dove ogni anno durante la festa di Halloween organizzano il tunnel dell'orrore, dove camminando ti imbatti in alcune comparse mascherate che da piccolo mi terrorizzavano. Da quel momento ho sempre festeggiato Halloween, ma effettivamente ci sono stati degli anni in cui mi sono divertito di più, mentre altri molto meno. L'anno migliore mi sembra che fu il 2004-2005, quando i miei genitori mi portarono al mio primo Halloween a Corinaldo. E un me bambino già appassionato di horror non poteva credere a ciò che vedeva. Ristoranti con scheletri, bare, ragnatele, gente in maschera, tutto il paese in festa. Una giornata unica. Poi avevo circa 12 anni, una volta insieme ai miei compagni di scuola andammo a fare dolcetto scherzetto in giro per tutto il paese. Anche quello fu abbastanza piacevole. Anche un paio di anni fa mi sono divertito parecchio organizzando questa maratona a tema di film horror dalla mattina alla sera. Ma ce ne sono stati anche di meno piacevoli e quello che ricordo come il peggiore di sempre mi capitò forse durante il secondo anno delle superiori. Premetto che era una di quelle situazioni dove già nella tua scuola trovare un altro appassionato di horror era praticamente impossibile. Ma all'improvviso ecco sbucare questa mia compagna di classe appassionata di horror e da lì abbiamo cominciato a passarci i primi film. Per l'Halloween di quell'anno vengo a sapere di una festa che si sarebbe tenuta in un paese vicino a dove abito io. E allora pronti, ci mascheriamo, andiamo lì e non c'era niente. Non c'era niente. Non c'era la festa, avevano smantellato tutto e non c'erano nemmeno le persone. Ricordo solo questa zucca che rotolava al centro della piazzetta del borgo. Ci si potrebbe fare un film, il peggior Halloween della mia vita, anche perché la serata si è conclusa con me e lei mascherati e tristi in un bar con la gente che ci guardava male. La prossima domanda viene da Maialini Purcellini e chiede: pensi che L'Esorcista sia ancora considerato il film horror più spaventoso di tutti i tempi? Un po' sì, un po' no. Diciamo che L'Esorcista è un film di 50 anni fa. I più adulti, nella maggior parte dei casi, credo che continuino a ritenerlo il film horror più spaventoso di sempre. E sono d'accordo, per me L'Esorcista continua ad essere IL film horror. C'è un motivo se per 50 anni sono usciti tutti questi film sulle possessioni. In parte si cercava di replicare il successo dell'Esorcista, ma per i miei gusti nessuno c'è mai riuscito. Magari sotto alcuni aspetti oggi potrebbe impressionare meno perché si è più distaccati dalla religione, mentre negli anni 70 era diverso. I più giovani potrebbero non capire quanto questo film abbia scioccato perché lo vedono decontestualizzato dal periodo storico. E un film, qualsiasi esso sia, va valutato anche in base al periodo in cui è uscito. Nell'Esorcista ci sono delle scene che funzionano e disturbano anche oggi. La prima è senza dubbio quella del crocifisso, e avete capito di cosa sto parlando. La terza domanda viene da Daniele Franchi e chiede: hai mai visto Ash, il terrore del silenzio? E se lo hai visto, cosa ne pensi? Ho visto Ash ormai da un bel po' di anni, credo che fosse sottotitolato, sicuramente non era uscito in Italia, e mi era piaciuto. Un film più che godibile perché tratta un tema che bene o male abbiamo già visto, ma aggiungendoci quel tocco personale, che infatti lo ha portato ad essere ricordato. Non stiamo parlando di un film famosissimo con milioni e milioni di dollari di budget, ma chi mastica l'horror non può non conoscerlo. Ci troviamo davanti ad un home invasion dove il killer in un primo momento è particolarmente avvantaggiato perché la sua vittima è sordomuta.
Il film in generale è molto silenzioso, perché è come se ti mettesse nei panni della protagonista Maddie. L'assassino nella sua semplicità, a livello estetico, l'ho apprezzato molto. Le maschere bianche prive di espressività fanno sempre la loro porca figura, sin dai tempi di Occhi senza volto. Vincenzo Aguano e Maria Francesca Papa fanno la stessa domanda, cioè se avevo visto il trailer di So 10, cosa ne pensavo e se ne farò mai un riassunto o una recensione. Il trailer di So 10 dal punto di vista visivo mi ha riportato ai primi capitoli della saga, con questa fotografia sul giallastro barra verde acceso. L'ho ritenuto subito un punto a favore perché questi colori erano un tratto distintivo della saga, che poi piano piano sono andati a scemare con il quinto capitolo. Per il resto, quindi, ciò che il trailer mi ha presentato non mi ha minimamente attirato. Continuo a dire che i trailer non vanno presi come affidabili al 100% perché spesso sono fuorvianti, ma purtroppo oggi possiamo basarci solo su questi. E vedendo il trailer, a cosa ho assistito? All'ennesimo evento avvenuto nel passato di John che allunga il brodo all'interno di una storia che nei primi 7 film era perfetta. Non è grave quanto So Legacy, perché lì abbiamo veramente toccato il fondo, con questa storia totalmente separata da tutti i personaggi principali, mantenendo solo John, chiaramente senza prendere in considerazione quell'abominio di Spiral. Quindi eccoci con un decimo film che in realtà è un prequel, il quale secondo me non porterà niente di nuovo. Chiaramente lo andrò a vedere e farò una recensione, ma le mie aspettative, almeno ora, sono parecchio basse. Ripeto quanto detto nel riassuntone. La vicenda doveva concentrarsi sul dottor Gordon, perché tolto lui, gli altri due imitatori di Jigsaw ancora vivi, Logan e William, hanno usato il modus operandi di John per consumare delle vendette personali. E va bene, ma non sono mai stati presentati come eredi di John. Questa saga, secondo me, ha bisogno di un personaggio erede, che fa sua la filosofia di John per poi mandare avanti il gioco con nuove vittime. Cosa che non sono stati in grado di fare Amanda e Hoffman. Penso che Gordon sia il più adatto, perché ha sperimentato su se stesso tutto ciò che bisognava sperimentare e, secondo la visione di John, ha imparato dai suoi errori. Ma restiamo ottimisti, chissà, magari sarà un film valido, ma comunque, a prescindere, io sarò qui, pronto, con la recensione. La prossima domanda viene da Angel Zhang e chiede: ciao Sebastiano, io sono un gran fan del cinema. L'horror mi interessa abbastanza, ma solo i film leggeri e abbastanza scorrevoli. Ultimamente mi sto appassionando ai personaggi classici dell'horror come Frankenstein e Dracula, quindi volevo farti due domande. Riguardo Frankenstein, quale versione preferisci della creatura che viene messa nei film? Quella del libro, dove la furia omicida deriva dal ripudio della società? O quella che hanno mostrato sempre nei film, dove questa furia è nata per via di un difetto cerebrale? Riguardo invece Dracula, quale origine preferisci? Quella legata al personaggio storico, ovvero Vlad III? O quella legata al libro, ovvero misteriosa e che si sa veramente poco? La mia versione preferita di Frankenstein è quella del primo film della Universal, il Frankenstein del 1931, diretto da James Whale e interpretato da Boris Karloff. A livello estetico lo ritengo il più iconico. Non si rende conto della violenza che commette, non è malvagio, anzi, in teoria è un bambinone buono, ma la sua forza e la sua incoscienza lo hanno portato a commettere crimini, e quindi ad essere visto dalla gente del villaggio come un pericolo, e ciò ha innescato l'effetto benzina sul fuoco. Un mostro considerato da tutti un mostro che decide di comportarsi da mostro. Per quanto riguarda Dracula, invece, penso che l'origine migliore sia quella che viene rappresentata nel film Bram Stoker's Dracula, dove il principe Vlad rinnega Dio infilzando una spada su un grande crocifisso, che inizia a grondare sangue. Questa blasfemia è estremamente sensata in un personaggio come Dracula. Il vampiro, per me, deve essere una delle creature più oscure e malvagie mai esistite. Con questo gesto, Vlad rinnega il bene e abbraccia l'oscurità. Per quanto riguarda la rappresentazione visiva, invece, sono sempre stato contrario a sti cazzo di vampiri moderni, belli, pallidi, depilati e dannati. Il vampiro per me deve essere bestiale. Ecco perché ho apprezzato le mutazioni del conte nel film del 92. Ecco perché sono interessato a vedere Demeter, il risveglio di Dracula. E ecco perché apprezzo moltissimo il Nosferatu. La prossima domanda viene da Illusia e chiede: volevo farti due domande.
Sai consigliarmi dei film o cartoni a tema horror che potrò far vedere più avanti a mia figlia, se mai gli possa interessare? E tratterai mai l'argomento degli anime horror, sia quale consigli sia una tua lista personale? Di cartoni a tema horror me ne vengono in mente due principalmente che guardavo sempre da piccolo. Sto parlando di Leone il cane fifone e Le tenebrose avventure di Billy e Mandy. Non potete capire quanto da piccolo amassi quel cartone animato! Per quanto riguarda i film d'animazione, invece, i miei preferiti sono Monster House e Frankenweenie. Sul tema degli anime, mi è già capitato di accennarlo, non sono molto ferrato. Non mi appassionano tanto, a differenza dei J-horror o dei film horror asiatici in generale. Lo scorso inverno ho avuto l'occasione di vedere la serie animata di Junji Ito, Maniac, che, tolti un paio di episodi, non mi ha fatto gridare al capolavoro, insomma. CD Radio 2001 chiede: cosa ne pensi di Deadly Premonition? E cosa ne pensi dei giochi di Sweary 65? Penso che Deadly Premonition sia uno dei giochi più sottovalutati della storia. Tra i titoli di Sweary che ho giocato ci sono D4 Dark Dreams Don't Die, il primo Deadly Premonition, Deadly Premonition 2 che su Switch va a 12 frame al secondo ed è una cosa vergognosa, e addirittura The Good Life. Eh sì, quel giochino ambientato nella campagna inglese dove ti trasformi in cane o gatto a seconda delle necessità. Partiamo dal presupposto che Deadly Premonition si ispira alla mia serie preferita, Twin Peaks, il detective dell'FBI che giunge in una cittadina americana per investigare sull'omicidio di una ragazza, l'agente Francis York Morgan. Mentre nella serie Dale Cooper comunica gli sviluppi delle indagini a Diane tramite il registratore, York parla con Zack, una sorta di io spirituale del detective. Sia Cooper che York fanno apprezzamenti sul caffè. In Twin Peaks c'è la signora Ceppo, in Deadly Premonition la signora con la pentola. Deadly Premonition passa da un estremo all'altro. Prima è un gioco d'avventura semi-open world, con componenti investigative. Poi diventa un horror psicologico sparatutto a tinte survival. La trama è interessante, non vedi l'ora di andare avanti e ci sono situazioni incredibilmente bizzarre. Perché è una storia sviluppata da asiatici in un contesto occidentale e queste situazioni di solito creano un prodotto particolare. Molto particolare. E poi le musiche. Ragazzi, le musiche sono troppo divertenti. Si passa magari da una scena drammatico spaventoso con un tema triste e malinconico a questa roba qui. Quindi ragazzi, chiunque abbia una Xbox o un PC, corra ad acquistare Deadly Premonition. Graficamente e tecnicamente sarà invecchiato male magari, ma lo consiglio a tutti, è una perla. Questa ottava domanda viene da Rekun e chiede: so che è una domanda un po' strana, ma amo le atmosfere horror. Mi divoro videogiochi e libri horror, ma non riesco proprio a guardare i film, perché la tensione mi fa abbandonare la visione ogni volta. Soprattutto quelli ansiogeni e molto violenti. Cosa consiglieresti a chi si sta approcciando ai film horror? Domanda molto interessante e sinceramente mi stupisce il fatto che riesci a reggere la tensione di un videogioco horror, ma non quella di un film. Ma comunque il consiglio che do io è sempre lo stesso. Secondo me, per approcciarsi al cinema horror, nel caso si faccia fatica a guardare dei prodotti particolarmente spaventosi, è andare per gradi. Quindi, per farti un esempio, potresti iniziare con piccoli brividi, per poi passare a un teen horror movie, quindi roba per ragazzi con un contenuto non troppo spinto, per poi passare a un thriller classico, che ti aiuterebbe molto con le atmosfere. Guardando anche degli slasher leggeri come Jolly Killer o Non entrate in quella casa. E da qui andare sempre più avanti con i livelli di terrore e violenza. La penultima domanda di oggi viene da Truce Baldazz e chiede: cosa ne pensi dei nuovi trailer sull'Esorcista il Credente e il nuovo film di Dracula? E visto che ti piace il metal, cosa ne pensi di The Devil's Candy? Il nuovo film di Dracula purtroppo ancora non l'ho visto perché tra ferie e vacanze ho perso un po' il ritmo quotidiano. Su Devil's Candy ti dico solo For Whom the Bell Tolls dei Metallica nei titoli di coda. Veramente un filmone, forse ci scappa anche in una classifica. Vedremo. Per quanto riguarda il trailer del nuovo film dell'Esorcista, ti dico che ho paura. Ho paura che sia una cagata, ma spero con tutto me stesso che sia un film almeno gradevole. Andiamo per gradi e facciamo un'analisi veloce. La prima parte di trailer è terribile.
Cioè non ha niente di diverso rispetto a tutti i filmetti di fantasmi o possessioni che ci fanno sorbire durante l'anno. E quella voce demoniaca in chiesa? Madonna santa! Solo una voce sanno fare quando uno è posseduto! Non sto dicendo di fare come nell'Esorcista originale, dove la doppiatrice di Reagan, per avere quell'intonazione, chissà quanti pacchetti di sigarette al giorno fumasse. Ma non può essere che in ogni film la voce del demone sia quella! Poi nella seconda parte di trailer le cose cambiano e diventa molto più inquietante. Quindi mi lascia ben sperare. Ma ho paura che sia un brodo talmente allungato che mi annoierò ancora prima di assistere alle scene che mi interessano. C'è la colonna sonora originale, enorme punto a favore. Spero di ritrovarmela anche nel film e non solo nel trailer. C'è Ellen Burstyn che torna ad interpretare la madre di Reagan. E ci sono foto di Reagan. Apprezzo questo collegamento con l'originale, ma è un'arma a doppio taglio, secondo me. Se sarà un buon film sulle possessioni, non è detto che sia anche un buon film dell'esorcista. Spero che ci siano riferimenti al demone originale, cioè Pazuzu, e non un semplice «sono il diavolo, so cattivo e faccio ste cose, muhahaha». E per i miei gusti, il tema principale del film deve essere l'esorcismo inteso come pratica. Infatti nel trailer si accenna al fatto che è presente in moltissime culture, anche antiche. Sarebbe bello quindi vedere le pratiche che hanno le varie religioni del mondo per scacciare il male. E continuo a non tollerare il fatto che già si parli di trilogia. Per quanto mi riguarda, se questo film non sarà almeno una sufficienza, non perderò tempo a vedere i prossimi. Pensassero a fare bene questo e a concentrare le energie su questo. Poi, se uscirà bene, buon per loro e sarò il primo ad attendere un sequel. E l'ultima domanda di oggi viene da Lancelot Cavaliere Moderno e chiede: qual è il tuo cattivo preferito dei film horror italiani? Il mio è il cannibale di Anthropophagus, perché è una persona che si è tramutata in una bestia puramente dedicata al consumo di carne umana, che è diventato così per delle situazioni dove tutti sarebbero diventati così. Fammi sapere che ne pensi. Ritengo che il miglior villain dei film horror italiani sia il dottor Freudstein di Quella villa accanto al cimitero, diretto da Lucio Fulci. Persino la Trick or Treat Studios ne ha realizzato un busto dedicato. Significa che negli Stati Uniti è una figura davvero iconica all'interno del panorama horror. Il dottor Freudstein era un chirurgo che viveva con la sua famiglia nella piccola comunità di New Whitby, nel New England. Iniziò a fare delle ricerche sulla degenerazione cellulare, usando cavi umane, e ciò lo portò ad essere allontanato dall'attività professionale, continuando i suoi esperimenti fini per uccidere la sua famiglia, ormai diventato un essere immortale che necessitava nuovi organi. Senza dubbio però anche il cannibale di Anthropophagus è memorabile. E quindi ragazzi, anche oggi siamo giunti alla fine. Io vi ringrazio per tutte le domande che avete lasciato e nel caso non foste stati selezionati, vi invito a riproporre la domanda qui sotto oppure a farne una nuova. Detto questo, vi saluto e ci diamo appuntamento all'immancabile video del venerdì.